di costruire una puntata impegnativa, quindi io non voglio perdere tempo e saluto subito il mio aiutante, da bentornato Fabrizio, ciao Fabri. Ciao Milva, buonasera a tutti. E saluto subito anche gli ospiti che sono con noi questa sera per la Curva Nord di Bergamo, con noi c'è Alfio. Ciao Alfio, bentornato, ciao, prego. Ciao. L'altro ospite invece appena atterrato, arrivato in volo da Roma, credo sia tifoso del Palermo, è già stato con noi all'inizio della stagione, con noi il senatore Vito Crimi. Buonasera Vito, benvenuto, prego, grazie. Allora Fabrizio, ricorda i contatti? Allora potete mandarci un sms o un messaggio di WhatsApp ai numeri in sovrappressione, oppure potete seguirci su Facebook, il gruppo dodicesimo in campo, secondo tempo, oppure potete seguire la diretta streaming sul sito Seila TV. Ecco, allora questa sera non perdo tempo perché ci sono tante cose da dire, tante cose da vedere. Alfio, poi insomma so che c'è un po' di materiale su di voi. Sì, sì, ultimamente stiamo producendo. State producendo, cose, è vero, sì. È vero. Date da lavorare. Diamo da lavorare, sì, sì, fortunatamente. No, fortunatamente. In positivo, per cui questa sera vedremo le immagini di Atalanta-Juventus Coppa Italia. Sì, semifinali di Coppa Italia. Esatto, e poi vedremo anche un po' di immagini di Dortmund, questa trasferta oceanica. Esatto, i sedicesimi, l'andata dei sedicesimi di UEFA Europa League, sì. Vanno in giro questi ragazzi. Eh già, questo è un passo avanti. Allora Vito, noi ci siamo visti proprio inizio stagione con il protocollo d'intesa del 4 agosto che era appena partito, adesso siamo oltre la metà del campionato e si comincia a tirare un bilancio. Io sono anche un po' documentata, quello che scrivono i giornali, non sono d'accordo su tutto quello che scrivono, scrivono anche delle inesattezze. Diciamo che da quando è stato siglato questo protocollo d'intesa c'è stato qualche cambiamento positivo, perché molte trasferte sono state aperte anche non tesserati, magari non tutte, ultimamente c'è stata un po' un'inversione di tendenza, poi ne parliamo, però sostanzialmente noi ad esempio dall'inizio del campionato andiamo sempre in giro, non c'è una novità neanche una, quindi anche noi che avevamo fatto la tessera le trasferte le stiamo facendo. Ricordiamo che il protocollo prevede che l'abolizione della tessera venga posta in essere nel giro di 3 anni, giusto? Sì. È una cosa graduale, poi è un superamento, chiamiamolo con questo termine che piace di più, esatto. Perché dice abolizione, sì. Qualcuno esatto. Poi comincia, esatto, no? Ecco. Esatto. Ma il superamento, diciamo, si evolve, si va verso il meglio. E devo dire che a parte diciamo, gli effetti positivi nei confronti delle tifoserie che adesso hanno cominciato a poter fare le trasferte, non mi sembra che ci siano stati tutti questi problemi e tutte queste no. Problematiche che invece venivano paventate quando si proponeva il superamento della testa del tifoso, immediatamente scattavano le barricate da parte delle persone in generale, pensando a chissà quali scontri, chissà quali disastri potrebbero accadere. Invece la dimostrazione è che nel momento in cui c'è la possibilità di portare avanti la propria passione con serenità, tutto si svolge anche con maggiore serenità. E poi, diciamo, quindi questo rapporto speriamo continui, ecco, perché ovviamente io mi auguro sempre che ci sia la massima serenità nel fare quello che è portare avanti la vostra passione, insomma, che è quello di sostenere le vostre squadre nel. Ecco, una cosa che mi preme precisare è che è giusto farlo, il senatore Vito Crimi è stata la persona che insomma ha fatto un po' da interlocutore fra le parti e si è preso un po' a cuore la nostra causa. Da non tifoso devo dirlo, perché io non sono, tu hai detto il Palermo perché vengo da Palermo originario, sì. Anche se sto a Brescia da 20 anni, ormai mi considero ormai un bresciano a tutti gli effetti. È anche vero, però sei palermitano. Calcistico, però da non tifoso, io non sono mai stato un tifoso accanito, uno di quelli che frequenta gli stadi, per cui io devo dirvi grazie a voi, perché mi ha permesso di conoscere il mondo, questo mondo che non conoscevo, che è un mondo che non è fatto solo di tifo, non è fatto solo di partite, non è fatto solo di manifestazioni sportive, ma è fatto di tante altre cose, è fatto di passione, è fatto di solidarietà, è fatto di comunione tra persone, insomma è un mondo che ha anche i suoi
i suoi aspetti cioè positivi, oltre diciamo quello che è l'aspetto calcistico, tifoseria. Ecco, noi Alfio non abbiamo mai sposato una causa politica come movimento ultras, però è giusto sottolineare che è stata comunque la persona, la verità, che ha fatto da trade union fra le parti. E la persona l'ho fatto come persona, non sì, come... sì, 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 sì. Non... senza chiederci nulla in cambio. Tra l'altro, se non ricordo male, il senatore si era un po' avvicinato al nostro mondo quando era rimasto un po' colpito dalla deriva che i provvedimenti comunemente chiamiamo di DASPO, di allontanamento dagli stadi a seguito di fatti di presunta violenza da parte di alcuni tifosi stavano appunto derivando anche nella società civile, quindi sì, con il DASPO urbano, sì, quindi con il DASPO per le manifestazioni di piazza che avessero più o meno un colore politico poco importa. Io mi ricordo che nei primi contatti era stato un po' quello che aveva acceso la sua curiosità, e da lì poi dopo, fortunatamente grazie al suo impegno e all'impegno di tante persone, siamo riusciti un po' a smuovere le cose, ed oggi obiettivamente siamo di fronte ad uno scenario che sta evolvendo, perché è evidente che se fino all'anno scorso il divieto era l'eccezione, era la regola, e l'apertura a una trasferta era l'eccezione, oggi siamo in uno scenario ribaltato, non ancora definitivo perché è un programma di 3 anni, però siamo in un percorso di un certo tipo che ha dato anche sotto altri punti di vista un'apertura totale e immediata. Mi riferisco per esempio alla reintroduzione degli strumenti di tifo all'interno degli stadi, dove forse con qualche ancora eccezione lungo la penisola che è stretta e lunga, però generalmente rivediamo in quasi tutti gli stadi ormai i tamburi, i megafoni, la possibilità di fare coreografie eccetera, che nulla ovviamente avevano a che fare con il fenomeno della violenza a margine delle manifestazioni sportive, che rappresentavano, hanno sempre rappresentato un vanto ed un modello, il modello italiano di tifo nelle curve seguito da altri paesi europei, e che finalmente ci riconsentono di colorare gli stadi e di riportare quel colore, quella passione che sta alla base per riavvicinare poi anche il tifoso, tra virgolette, diciamo così, moderato, normale, o comunque le famiglie che tanto vengono invocate. Insomma. Che erano state vietate, diciamolo, probabilmente più per dare un effetto punitivo. Sì, era il solito approccio emergenziale che in Italia abbiamo in tanti ambiti, non solo. In merito al discorso che dicevi dei DASPO, la problematica legata al DASPO, all'estensione anche nella società civile, negli eventi diciamo che non sono solo legati alle manifestazioni sportive, è legata alla discrezionalità data ad alcune figure amministrative senza passare da un giudice. Esatto. È questo, la chiave è tutta qui. Quando c'è un giudice, con tutti i limiti che può avere anche un giudice, però c'è un processo democratico, c'è un'accusa, c'è una possibilità di difendersi, c'è un processo che permette comunque un procedimento di interloquire. E viene data in molte occasioni troppa discrezionalità a figure amministrative che intervengono in maniera diretta senza possibilità di interlocuzione, esatto, e senza possibilità di revoca se non nella discrezionalità del soggetto, e questo può succedere con soggetti che sono in grado magari di amministrare con equilibrio questo potere che hanno, e altri no, e questa differenziazione non è corretta in un paese. Quindi potremmo avere dei questori che agiscono con correttezza, dei questori no, e non perché magari vogliono, ci mettono del dolo o altro, ma semplicemente perché non sono in grado di agire con correttezza o meno. Infatti quello che abbiamo sempre detto, nessuno chiede una sorta di immunità, se una persona sbaglia è pronta ad assumersi le responsabilità, del resto i tifosi l'hanno sempre fatto. Un procedimento tutelato. Però esatto, se deve essere combinato un DASPO, quello che si chiede è quantomeno che sia un giudice a darlo dopo che è stato svolto il regolare processo, anche subito, però non è possibile che un DASPO venga dato solo su una segnalazione prima ancora che venga approvata la colpevolezza. Che è un po' il modus operandi che io mi ricordo con Kai, il ragazzo tedesco, è il modus operandi che c'è in Germania, per esempio, quando una persona si rende responsabile di un
presunto potenziale reato viene segnalato come possibile destinatario di un provvedimento di DASPO, in Germania probabilmente si chiama in un altro modo, però prima che questo diventi operativo c'è effettivamente un dibattimento tra chi accusa e il soggetto accusato, una controparte che sostiene la difesa del soggetto, e alla fine poi c'è un giudice che decide se dare seguito al provvedimento amministrativo che è stato, sì, diciamo così, identificato dall'autorità di pubblica sicurezza, o se invece non dare seguito a questo. Ecco, questo fondamentalmente è quello che dovrebbe avvenire in un mondo, sì, regolamentato in modo democratico. Anche perché ci raccontava l'avvocato Contucci che in Italia c'è una percentuale molto alta, siamo oltre il 50%, di casi in cui, arrivati poi ad un processo, la persona che ha già scontato il DASPO viene riconosciuta non colpevole, però ormai la pena l'ha scontata, quindi quello che si chiede è semplicemente che ci sia un regolare dibattimento in cui la persona possa difendersi, poi se sarà colpevole comunque pagherà. Nessuno dice che non esistono debba farlo. Esistono i processi per direttissimi, esatto. Esistono i giudici monocratici che possono decidere un tempo più breve. Va bene, qualche messaggio, Fabrizio? Allora, abbiamo già tantissimi messaggi, bellissimo programma, molto educativo, conduttrice bravissima. Grazie. Poi ti chiedono anche, c'è una telespettatrice che dice che suo figlio è un grande tifoso di Dybala, il giocatore della Juventus, chiede se puoi aiutarla a incontrarlo. Ecco, un po' difficile, la vedo un po' difficile perché non ho molti contatti con la Juventus, ci informeremo. Poi un altro messaggio, saluti a tutti gli ospiti, grazie al senatore Crimi per le battaglie condivise contro la tessera del tifoso e contro la repressione. Poi, nell'ultima partita noi bresciani abbiamo scoperto che esistono gli striscioni simpatici e quelli antipatici. È vero. E poi un altro messaggio, reintroduzione solo se fai un fax, ed è riferito agli strumenti del tifo. Sì, ecco, Alfio prima diceva che non in tutte le città, Brescia è una di quelle in cui c'è ancora un po' di difficoltà sulla reintroduzione, peraltro se tu avessi occasione di parlare col Viminale fai notare che da quando sono stati reintrodotti i tamburi nessun tamburo è finito in campo, ecco, quindi... Siccome c'era mi auguro un po'... che ciò non succeda. No. Ma guarda, non è mai successo. Sarebbe uno spreco. Ma non è mai successo nella storia, perché i tamburi costano. Ma infatti, dico, quindi, cioè, poi i tamburi servono, per cui non ho mai saputo di un tamburo finito sì, in campo. Ecco. Come c'era un po' anche questo timore, però. Va bene, senti, mi fermo, faccio la prima pausa, poi vi faccio vedere la prima parte di Atalanta-Juventus. Eravate in tanti anche lì? Eravamo in tanti anche lì, una semifinale di Coppa Italia, purtroppo non ci capita così spesso di poterci giocare una semifinale anche per il format della Coppa Italia. Noi siamo abituati, quindi sei come... No, voglio dire, non è sicuramente un format che facilita l'arrivo alle parti finali della competizione alle squadre medio-piccole, diciamo, purtroppo sono sempre quelle quattro che si giocano la finale. Noi, avendo guadagnato una buona posizione nello scorso campionato, siamo riusciti ad arrivare fino qua e adesso ce la giocheremo, anche se abbiamo perso in casa, ma ce la giocheremo e venderemo cara la pelle. Pubblicità e poi servizio. Giuliana e Sara a Ospitaletto Brescia in via 2 giugno 62/A, zona Trepola. Giuliana e Sara, tabaccheria, edicola, cartoleria, libreria, fotocopie, articoli regalo, ricevitoria lotto e superenalotto, ricariche telefoniche, bolli auto e articoli per la scuola. Giuliana e Sara a Ospitaletto Brescia in via 2 giugno 62/A, telefono e fax 030 6840 484. Trapattoni Marmi SRL, una realtà moderna con 50 anni di esperienza. Specializzata nella lavorazione di ogni tipologia di pietra naturale ed artificiale provenienti da tutto il mondo. Realizza materiali per l'edilizia e l'arredo in genere con la massima attenzione alle esigenze della propria clientela e alla ricerca del miglior risultato. Vieni a trovarci ad Almine, in via Bergamo 14, o visita il nostro sito trapattonimarmi.it. Italian Concept Parrucchieri Estetica vi aspetta a Bergamo in via Corridoni 26D, ogni giorno dalle 8.30 alle 19.30 senza appuntamento. Prezzi imbattibili,
piega Euro 10, colore Euro 10, taglio Euro 10 e non è finita. Shampoo, maschera, prepiega e finish, sempre omaggio in ogni servizio. Cosa aspettate? Venite a trovarci!
Vedi quanto lavoro c'è dietro una coreografia, perché uno vede il bandierone, copri settore, copri curva, e però poi insomma ci sono dei ragazzi che ci lavorano, che poi si perdono una buona parte della partita per farlo tirare su, tirarlo giù, insomma è un impegno, ecco, e non è dovuto. Tra l'altro bandierone era quello della La squadra che ha vinto la Coppa Italia nel 63. Vedi, sono preparata. Mesi di lavoro, perché è tutto dipinto a mano, quindi un sacrificio enorme da parte dei ragazzi, che ha fatto sì che ci sia oggi questa pezza che è veramente un'opera d'arte. Veramente. Senti, periodo molto impegnativo per voi, perché campionato, Coppa Italia, Europa League. Per fortuna. Avete un gratta a fare. Siamo contenti. Periodo impegnativo che vede la città di Bergamo in uno stato di euforia, giustamente. Oggi è arrivata al nostro indirizzo una mail da un tifoso di Bergamo che è il Valo, è stato ancora nostro ospite. La leggi, Fabri? Allora, quello che stiamo vivendo sicuramente, sportivamente parlando, è il punto più alto raggiunto negli ultimi 30 anni dai nostri colori. Ma quando varchiamo un cancello, che sia per una semifinale di Coppa Italia, per una trasferta europea o per una partita di campionato, non dobbiamo mai dimenticare che là fuori ci sono ragazzi che darebbero tutto per vivere con noi su quei gradoni apparentemente insignificanti, anche un'amichevole contro una rappresentativa della Val Siriana. Ragazzi che come e forse più di noi meriterebbero di vivere questa emozione, a cui viene invece vietato vivere la propria passione. Se sono fuori è perché sono colpevoli, penseranno in molti, ma non è così. Perché in questo paese, dove si trovano i cavilli per attenuare le pene ai peggiori criminali, chi ha la sola colpa di vivere la propria passione e di credere in un ideale, molto spesso, in nome di una repressione assurda ed ingiusta, si vede affibbiare DASPO pluriennali a carattere preventivo, senza che un giudice abbia sentenziato alcuna condanna definitiva. Un semplice sospetto, un assurdo pretesto sono sufficienti per farci passare dalla parte del torto e privarci della nostra libertà. In questo momento, più che mai, il mio pensiero va a tutti i ragazzi a cui è stata rubata la possibilità di vivere il sogno più grande, Ultras Liberi, il Valo. Sì, torniamo un po' al discorso fatto precedentemente. Quello che credo non funzioni sia la discrezionalità in mano a chi emette dei provvedimenti amministrativi di allontanamento, prima che un normale tribunale della Repubblica si sia espresso sul compimento di un reato o meno. Questo è a prescindere dall'ambito in cui viene presa questa decisione. Parliamo di stadio, perché è una trasmissione che si occupa di realtà delle tifoserie, ma è valida un po' in tutti i campi. Voglio dire, il DASP urbano segue un po' queste regole, no? Allontaniamo le persone che non sono gradite nella zona del centro città e spostiamole a margine della città. Insomma, mi sembra una logica, quella dei ghetti, che rimanda indietro di 60, 70, 80 anni, e forse dovremmo pensare ad andare avanti e non andare indietro. Faranno delle riserve. No, tra l'altro, decisioni che vengono prese dai sindaci, tra l'altro, come esatto. Questa cosa, tu, sì. E quindi autorità amministrative, politiche, elette, quindi comunque che hanno un colore politico, che quindi possono fare delle scelte che non sono necessariamente delle scelte dettate dal buon senso o nell'interesse dei cittadini, ma magari nell'interesse di una parte politica piuttosto che un'altra. I rischi sono tanti. Esatto. Oggi magari non c'è stato un caso del genere, ma potrebbe esserci. Dobbiamo sempre fare attenzione a quello che può succedere e evitare queste derive. Se un giorno diventerai ministro degli interni, metti mano a questa cosa. Non mettiamo, per adesso andiamo alle elezioni e vediamo cosa succede. Poi. Senti, leggevo un paio di settimane fa quanto scrive Fulvio Bianchi su Spy Calcio di Repubblica, e stando a quello che scrive lui, sembra che il Viminale non sarebbe contento dai dati emersi dopo il girone d'andata della massima categoria a causa dell'aumento di incidenti agguati, soprattutto lontani dagli stadi, a volte a 40 km di distanza. Ecco, a me piacerebbe che queste inchieste venissero un pochino approfondite, perché allora nessuno nega che accadano episodi di questo tipo, succedono, è vero, sono sempre accaduti e continuano ad accadere, ora in forma decisamente molto minore rispetto agli anni 80 e agli anni 90, dove questo era l'ordine del giorno, ora sono casi invece più sporadici, però non è vero,
Io mi informo, non è vero che sono aumentati da quando c'è stato il protocollo d'intesa, questo non è affatto vero. E io non punto il dito su chi ha fatto la testa del tifoso, no, perché questa è una libera scelta, ma se andiamo ad analizzare gli episodi, anche gli ultimi episodi riguardano comunque tifoserie che hanno la testa del tifoso. Che comunque questo, sarebbero state autorizzate. Ecco, esatto, che sarebbero comunque state autorizzate. Per cui, cioè, non è che è la tessera che fa la differenza o meno, cioè, mi piacerebbe che chi scrive, chi fa queste inchieste, queste indagini, insomma, fosse un pochino più preciso, non fornisse dati inesatti, perché poi presumo che al Viminale non ci sia qualcuno che controlla tutte le trasferte, che quindi prende poi informazioni da chi gliele fornisce, e poi è chiaro che se gli arrivano informazioni in un certo tipo, magari può pensare di aver preso una decisione non nascondo, non nascondo che al Viminale ci sono ovviamente idee diverse, e qualcuno non ha accettato, diciamo, di buon grado questa modifica alle norme. Questo non è inutile che ce lo nascondiamo, è così. Per cui è possibile anche che all'interno di una struttura così ampia, così complessa, che ha anche anime diverse, ci siano degli interessi contrapposti che si scontrano, e quindi è facile che qualcuno abbia interesse a gonfiare magari un certo tipo di vicende per perorare la propria causa e dire avevamo ragione noi, non dovevamo concedere, qualcun altro invece cerca di continuare a mantenere una certa linea, e quello succede purtroppo in politica, e vengono usate e strumentalizzate, delle informazioni vengono riutilizzate, e noi lo vediamo tutti i giorni quando parli della stampa, dei giornali, quello che riportano. Questi giorni noi abbiamo avuto i casi della nostra sindaca di Roma, che è stata archiviata, no? Tutte le inchieste che hanno tirato su di lei per infondatezza della notizia, insussistenza del reato e stravaganza delle ipotesi, no? Così proprio le ha definite, eppure nessuno ne ha parlato, però quando è successo il caso sembrava che fosse un delinquente. Sì, sì. No, stessa cosa lì, perché qualcuno bene, doveva utilizzare, in questo caso anche, ci sono forse contrapposte, e chiaramente ognuno utilizza informazioni e fa veicolare informazioni al... Ma anche perché basterebbe comunque prendere un dato importante, che quest'anno in Serie A c'è stato un leggero aumento degli spettatori rispetto agli anni passati. Abbiamo fatto diversi anni in cui c'era un calo continuo, quest'anno per la prima volta c'è stato un leggero aumento. Intanto i settori ospiti sono un pochino più colorati, cioè si torna davvero a respirare un po' più di aria competizione, poi cioè, ci sta, del resto è una gara, c'è la competizione in campo, c'è anche sugli spalti. Poi un'altra cosa che faceva notare il giornalista sulla Repubblica è che ancora non ci sono stati casi in cui i presidenti delle società di calcio revochino l'abbonamento a tifosi non graditi. Però io mi chiedo, ora, nel caso in cui un tifoso viene daspato, è anche inutile togliergli l'abbonamento, tanto lo stadio non ci può andare. Allora, questo strumento potrebbe diventare pericoloso, perché potrebbe diventare un'arma per i presidenti che ti dicono: se mi contesti ti tolgo l'abbonamento. Invece il tifoso deve essere libero di contestare finché si rimane, insomma, nel limite della legalità, finché non si va oltre. Però se la squadra in campo, cioè, gioca male, o se il presidente della mia squadra mi cambia il marchio e io non sono d'accordo, perché non posso contestare? E non è corretto che lui abbia in questo caso il potere di dire non sei più gradito e tu non entri più. Ecco. Sì, ma anche perché credo che nel quadro normativo attuale sia anche estremamente difficile che questo possa avvenire, perché gli stadi non sono nella stragrande maggioranza, esatto, non sono di proprietà, sì, delle società. Quindi voglio dire, quando un privato cittadino sottoscrive un abbonamento, acquista un biglietto, acquista un titolo di accesso ad uno spettacolo pubblico che nel 99% dei casi si svolge in un luogo pubblico e non privato, è evidente che c'è un disallineamento tra questo articolo del protocollo d'intesa e quella che è poi la realtà dei fatti da un punto di vista legislativo. La vedo dura che un presidente di società possa intimare a qualcuno di non entrare in un luogo che non è di sua proprietà. Ecco, infatti io non capisco l'accanimento di alcuni giornalisti nel voler chiedere queste pene restrittive, sempre. Ma sai, ancora qui io credo che ci sia purtroppo anche in questo
caso, come in tutte il resto delle professioni, c'è chi le fa bene, con coscienza, e chi le fa magari in modo un pochino più superficiale. Noi che domani sera giochiamo a Reggio Emilia, abbiamo letto sui quotidiani, quotidiani di Reggio Emilia, delle notizie, delle pagine allarmistiche, che obiettivamente fanno male, perché alla fine si è ventilato sui media locali un'invasione, di come se arrivassero le cavallette, i barbari. È vero. C'era modo e modo per dire che Reggio Emilia sarà una piena, città in cui ci andranno 20.000 persone. Un modo poteva essere quello di fare, tra virgolette, del terrorismo mediatico, un modo magari era di leggere il fenomeno in maniera opposta e dire che c'è un evento che fa spostare 20.000 persone di giovedì sera alle 21 in pieno inverno, e gli fa fare 200-400 chilometri di strada. È un evento sociale, è un evento aggregativo fantastico. Ci sarebbe stata la possibilità di dire come queste 20.000 persone più o meno contribuiranno al tessuto sociale di Reggio Emilia, perché sono 20.000 persone che mangiano, che bevono, che stanno in questa città per qualche ora. E invece poi dopo, se uno va un po' a scandagliare, capisce che alla base di queste notizie riportate così c'è magari un attrito fra il comune di Reggio Emilia e la società Sassuolo Calcio, che ha tra virgolette scippato lo stadio alla Reggiana, e già non vedono di buon occhio che ci giochi il Sassuolo, figuriamoci se vedono di buon occhio che ci giochi una società di un'altra regione. Sì, quindi... però questo è preoccupante, perché io ho letto uno di questi articoli oggi e insomma si parla di allerta massima. Il Viminale invierà rinforzi, reparti speciali, unità cinofile antiesplosivo, servizi antiterrorismo. Insomma, è stato classificato una partita ad altissimo rischio, il massimo grado di rischio, e poi una serie insomma di preoccupazioni di come ci si deve comportare, di quello che potrebbe succedere. Ora però calmi, perché poi magari qualcosa, io non so se succederà. No, attenzione, io vorrei anche sottolineare che comunque un evento di questo tipo, oggi con l'allarme terrorismo che c'è, che quindi va al di là, che non c'è, certo. E fa scattare una serie di misure. E ci sta, però allarmare la gente. No, e lo dico nel senso che comunque bisogna fare attenzione quando ci sono eventi di una certa portata, diventano allettanti per chi vuole eventualmente fare un attentato, per cui c'è anche questo aspetto da tenere in considerazione, per cui io vedrei entrambe le cose. Sicuramente comunque il dipingere questa invasione in questo modo non aiuta, piuttosto invece l'accoglienza magari potrebbe essere: accogliamo i 20.000 tifosi. Abbiamo un po' perso il significato delle parole, no? I tifosi ospiti in realtà sì. Oggi vengono gestiti come un problema. Sì. No? Quando uno fa parte della tifoseria ospite, che va da Reggio Emilia, va da Foggia, va da Palermo, va da Roma, eccetera, allora se lo trattassimo da ospite, se noi abbiamo un ospite in casa nostra, non è che lo trattiamo male, magari dopo tre giorni sì, ma quando arriva no. C'è una profonda differenza. Noi veniamo da alcune trasferte europee dove abbiamo chiaramente percepito di essere trattati come ospiti, nel rispetto delle regole, ognuno al proprio posto, chi deve gestire l'ordine pubblico gestisce l'ordine pubblico, chi deve fare il tifoso deve fare il tifoso, però abbiamo avuto una nettissima percezione di un approccio inclusivo da parte di chi riceve migliaia di persone che arrivano da un altro paese, pur facendo il proprio lavoro come è giusto che venga fatto. Da noi purtroppo c'è sempre questo approccio un po' allarmistico. Siete voi in viaggio verso... Sì, c'è sempre purtroppo questo approccio allarmistico. Se recuperassimo un po' il significato della parola ospite, tutti, non ne faccio una distinzione fra operatori di pubblica sicurezza, tifosi, ultras, giornalisti, no, non è quello, credo che non sia l'uniforme o la sciarpa al collo o il vestito che uno ha addosso che qualifichi se uno è una buona o una cattiva persona. Non è così.
Bisognerebbe forse recuperare questo senso, perché io sono assolutamente convinto che ci siano ottimi operatori all'interno delle istituzioni, come ci sono degli ottimi persone all'interno dei gruppi ultra, se ci sono persone magari meno buone da entrambe le parti. Ad esempio, io ora questa notizia l'ho letta in diversi siti, su diverse testate, per cui presumo che sia vera. Lunedì si giocherà a Cagliari-Napoli di sera. Lo stesso giorno però sono celebrati i 70 anni dello Statuto Speciale della Sardegna, quindi per l'occasione in città ci sarà il presidente Mattarella. Per cui l'imponente servizio d'ordine non consentirà di smistare gli agenti di polizia per l'incontro di calcio. Dovendo poi seguire il presidente, non possono garantire l'ordine pubblico allo stadio. Risultato che il settore ospiti destinato ai tifosi del Napoli resterà chiuso. Non hanno risolto il problema, perché i tifosi napoletani hanno comprato biglietti di altri settori. E quindi il problema viene semmai amplificato, se questo si verificherà. Quindi io dico, ma cioè, possibile che non siamo in grado di gestire due situazioni? Capisco che arrivi il presidente, che sicuramente ci debbano essere delle forze impegnate per garantire che tutto vada per il meglio, che si garantisca l'ordine pubblico, questo lo capisco, però... Sì, ti dico, diciamo, non è che arriva Mattarella, insomma, ci possono essere orde di persone che possano, insomma, comunque un presidente che diciamo, non causa al suo arrivo chissà quali proteste o altro, per cui sicuramente non è, forse è eccessivo quello che viene schierato quando arrivano certi personaggi, e non solo Mattarella ma anche altri. O forse magari è sempre il discorso della coperta un po' corta, no? Perché insomma viviamo in un paese dove è abbastanza evidente agli occhi di tutti che insomma le forze dell'ordine subiscono da decenni e da decenni No, però provvedimenti non di riduzione senso, degli organici, cioè, non ha di senso, tagli, cioè, quindi bisogna anche considerare quello. Non si fanno delle scelte di questo tipo in funzione del fatto di non poter garantire, cioè lo Stato deve garantire comunque lo svolgimento. Se mi dici ci sono altre motivazioni, ma se non ci sono la motivazione di non poter garantire i due servizi, dislochi altro personale da altri posti. A volte vengono giocate partite a porte chiuse, partite veramente... che insomma non richiamano centinaia di migliaia di persone, oppure viene chiuso il settore ospiti per problemi di ordine pubblico, perché la motivazione è non siamo in grado di gestire l'ordine pubblico. E io un esempio che faccio sempre: anni fa abbiamo organizzato i funerali del Papa con i capi di Stato di tutto il mondo. Possibile che non siamo in grado di garantire l'ordine pubblico per una partita che richiami 15.000 persone? Cioè, allora siamo un po' messi male, cioè, se non siamo in grado... Come dicevo poco fa, le forze dell'ordine oggi sono messe male, purtroppo sì, questo è uno dei temi oggi sempre facciamo un po' di dietrologia, ma è come la sanità e come tante cose. Però dico, sulle forze dell'ordine, allora, se noi avessimo una quantità di forze dell'ordine adeguata a gestire l'ordine pubblico e preparata, stiamo appunto dicendo quella, è preparata, probabilmente anche la gestione dell'ordine pubblico nell'ambito delle manifestazioni sportive sarebbe di altro tipo. E quindi ci sarebbe magari una migliore gestione in generale, magari tutti quei fenomeni che si sono verificati nel tempo e stratificati non si sarebbero verificati anche in termini repressivi. Ecco, certo. Questo sicuramente è un altro elemento. Mi devo fermare, qualche messaggio e poi mandiamo il servizio. Sì, allora tantissimi messaggi, ne leggiamo alcuni. Allora, non riesco a immaginarmi uno stadio senza ultras, tamburi e cori. Ciao, è Milva, mitica come sempre da Anna da Brescia. Grazie. Allora, la polizia di Dortmund ha fatto i complimenti ai tifosi dell'Atalanta non per il comportamento ma per il tifo. Poi, alcuni provvedimenti reintrodotti di recente, ad esempio il foglio di via, purtroppo sono il retaggio di un periodo non certo esemplare per quanto ci riguarda. E soprattutto, scusate una cosa, ma che pericolo di ordine pubblico poteva esserci durante Sampdoria-Verona? Esatto, un'altra partita che è stata chiusa agli ospiti, stiamo parlando di tifoserie gemellate peraltro, ecco. Poi, questa è la vergogna della nostra Italia, in Germania ci hanno accolto con la birra, quindi presumo siano i ragazzi di Buona, tra l'altro. Buona, beh, dai. Buona. Ok, ciao a tutti, perché fumogeni e torce c'è ancora il divieto, vergogna. E poi un altro messaggio, un grazie sincero che si è mosso negli uffici competenti, si è esposto per la nostra causa, grazie per averci permesso di tornare a girare lo stivale, avanti Ultras, saluti da Pescara.
era per te credo che prima dei fumogeni bisognerebbe arrivare a quelle altre norme che abbiamo ancora in sospeso. Poi alla volta magari. Poi alla volta, però, dico, forse ancora più importante di quello oggi c'è andare a rivedere alcune norme sui DASPO di cui abbiamo parlato. Però ora c'è ancora molto da lavorare anche sulle trasferte, perché soprattutto nelle ultime settimane molte trasferte sono state proibite, però rispetto a prima un passo avanti è stato fatto e sembrava una cosa impossibile, quindi è vero che insomma credendoci, lavorandoci, magari trovando gli interlocutori giusti, quelli che hanno voglia di ascoltarti, forse qualche successo si può ottenere. Questo è già un primo successo, direi, magari non ancora per tutti, però ci si arriva. Poi quando arrivano anche i risultati della squadra aiuta anche, aiuta, certo. L'entusiasmo. Ecco. Ecco, non mi sento coinvolta in questo discorso. Infatti era non un mi invito, sento speriamo, ecco, speriamo di poter fare altrettanto anche noi dalle nostre parti. Conosci uno tipo Percassi a Brescia? Come dicevi? Cioè, conosci uno tipo Percassi di Bergamo a Brescia? Ce l'abbiamo uno? Non conosci nessuno? Va bene, mi fermo, c'è la pubblicità, poi vediamo la seconda parte del servizio di Atalanta Juventus. Il ristorante brasiliano La Brasa vi aspetta a Bergamo in via San Giovanni 8 ogni sera dal martedì alla domenica, e la domenica è aperto anche a pranzo, un menù speciale ad un prezzo speciale, buffet freddo a volontà e 14 tagli di carne differente. Il ristorante La Brasa è a disposizione anche per feste aziendali. La Brasa a Bergamo, un locale davvero originale. Per i vostri menù tradizionali, ricordatevi che a Brescia, in via Rua Sovera 15, c'è il pastificio Franzoni, che prepara tanti prodotti tipici, casoncello bresciano, casoncello al bagos, ravioli di zucca, ravioli con ricotta e spinaci, ravioli per brodo, tagliatelle, gnocchi e creme di semolino. In ogni occasione, sulla vostra tavola, non possono mancare le specialità del pastificio Franzoni, via Rua Sovera 15 a Brescia. www.pastificiofranzoni.com. Pian del Maggio è una cantina formata da giovani con la voglia di far conoscere il Franciacorta anche alla loro generazione, un luogo pronto ad accogliere avventurieri e ad accompagnarli in visite e degustazioni guidate. Proscenio, Capriccio, Millumino, Furente e Anna Sorrise, il Rosé. Pian del Maggio, passione per le bollicine di qualità, amicizia e sinergia per vivere il magico mondo del Franciacorta. Pian del Maggio, telefono 030 7254 451, www.piandelmaggio.it.
insomma, poi al di là dei colori, lo spettacolo poi è sugli spalti, a volte è più sugli spalti che in campo. Chi non è mai, cioè, chi non si è innamorato andando allo stadio le prime volte delle coreografie della propria curva, del colore, del folklore espresso dai tifosi? Ed è un peccato cercare di sopprimere tutto questo. Peraltro, siete andati a Dortmund, vi siete mossi in 8.000, quanti eravate? Sì, tra i 7 e gli 8.000, sì. Potremmo avere qualche immagine, qualche foto, sentendo che ne parliamo ce le mandate, però insomma, vi siete mossi con treno, aerei, pullman. 8 aerei, un treno, 25 pullman, centinaia di mezzi, però non credo non sia tanto il numero, che comunque è importante per una realtà come la nostra, ma credo che la cosa importante sia quello che rimane dentro a chi c'era in quella partita. Io credo che sia un qualcosa che sia probabilmente assimilabile a quello che ha provato chi, come sottoscritto, ha avuto la fortuna di poter provare, ha vissuto quell'Atalanta Malins di semifinale di Coppa delle Coppe, dove a distanza di tantissimi anni nessuno si ricorda il risultato. Se noi pensiamo a quella partita, pensiamo alla settimana prima, pensiamo alla città colorata, pensiamo allo stadio pieno 3 ore prima della partita, pensiamo alla festa, pensiamo alle emozioni che abbiamo provato, e poi forse infine ci ricordiamo anche che abbiamo perso la semifinale, non siamo riusciti ad andare a giocarci la finale. Ecco, io credo che questa trasferta sia per certi versi molto simile a quell'evento, perché sono convinto che i tanti ragazzi, ragazzini, bambini, perché c'era veramente un popolo, c'erano famiglie con bambini piccoli, c'erano gli anziani, c'erano ultras giovani, ultras meno giovani, eccetera, quando tra tanti anni ripenseranno a Borussia Dortmund, Atalanta, probabilmente la cosa che non ricorderanno per prima sarà il risultato, perché stare 14 più 14 ore su un treno o su un pullman, o stare in giro comunque più di 24 ore per 90 minuti di partita di calcio, ti lascia dentro delle cose che o le vivi oppure è difficile spiegarle, è estremamente difficile spiegarle, perché le provi dentro di te, rimangono dentro di te, poi se la partita va bene, se va male non fa nulla, perché ti rimane molto di più del risultato. Poi è ovvio che domani speriamo di tritarli e di andarci a giocare gli ottavi, ma rispetto alla trasferta di Dortmund credo che cambierà poco nella sensazione che ci terremo dentro, a prescindere da quanti eravamo comunque tanti, ma a prescindere da quello. Però, vedi Vito, lui prima spiegava che andando in giro in questi paesi europei ha percepito una netta differenza di come la tifoseria ospite viene accolta e viene considerata. Forse è proprio anche una questione di cultura. Io ho avuto ospite più volte un blogger tedesco che ci spiegava che in Germania alcune leggi non sarebbero mai passate, tipo il biglietto nominale in Germania difficilmente sarebbe applicabile, perché in Germania c'è un forte senso della tutela della privacy e poi sono abituati a protestare. Io ho visto ad esempio la protesta dei ragazzi di Francoforte, perché protestano contro il fatto di voler giocare lunedì perché potrebbe diventare una costante dal prossimo anno. Allora loro cosa hanno fatto? A parte una serie di striscioni, nell'intervallo, dovremmo avere le immagini se la regia le manda, nell'intervallo hanno buttato centinaia di palline da tennis in campo, impedendo di fatto il proseguimento della gara, quindi hanno dovuto aspettare che queste palline venissero rimosse tutte, vedi, sono entrati con l'aspiratore, ma la stampa non li ha attaccati. Non c'è stato un massacro, non hanno fatto niente di violento, un gesto simbolico per far anche capire che, diciamo. Esatto, e l'avessimo fatto noi, la Gazzetta e i giornali il giorno dopo avrebbero titolato in prima pagina il calcio in mano agli ultra, non se ne può più, i violenti hanno la meglio, cose di questo tipo, e invece bisogna comunque dar retta ai tifosi, che sono quelli che il calcio lo vivono, soprattutto quando hanno delle ragioni sensate, perché qua non stavano protestando perché vogliono i biglietti omaggio, protestavano perché giocare di lunedì sera, dal loro punto di vista e anche dal mio, soprattutto nella stagione invernale, è inconcepibile, e quindi dicono voi ci fate giocare di lunedì e noi boicottiamo in qualche modo la partita. Sì, sì, il problema in Italia è che molte delle leggi vengono fatte in modalità emergenziale. Ogni volta che c'è un fatto che colpisce l'opinione pubblica, immediatamente bisogna dare una risposta e arriva la risposta, e la risposta non è mai quella
corretta. Questo succede sempre, ma succede in tutti gli ambiti, lo vediamo giornalmente, anche ambiti che non c'entrano niente con le manifestazioni sportive. C'è un fenomeno, allora si interviene con una legge ad hoc. In merito alle proteste, per esempio, forse anche in questo caso è successo nel caso italiano che le stesse tifoserie sono state spinte un po' anche a spaccarsi su certe scelte che sono state fatte in passato, certo. E probabilmente anche il non essere stati uniti in determinati momenti ha dato più libertà a chi voleva invece agire in un certo modo per imporre determinate scelte, come quelle delle partite infrasettimanali e tutte le altre questioni che col tempo poi sono diventate, come giustamente i tifosi in Germania stavano protestando, perché sappiamo bene che fine, cosa succede poi. A un certo punto di fatto viene spalmato, e dove la logica non è più quella di fare un servizio allo sport, un servizio allo sport, alla bellezza del momento sportivo, ma un servizio più di tipo commerciale, diventa più un servizio a chi deve specularci dietro con i diritti e con tutto quello che c'è. Noi avremo un esempio tra pochi giorni, perché noi andremo a giocarci la semifinale, il ritorno alla semifinale di Coppa Italia a Torino contro la Juventus, partita chiusa per i non possessori di tessera del tifoso. E noi una semifinale ce la giochiamo una volta ogni 30 anni, se va bene, ma non contenti di questo, la partita è piazzata di martedì sera alle 17:30. È una stortura, una follia pazzesca. Dovrebbero decidere se vogliono gli stadi pieni o se vogliono i ritorni commerciali per una trasmissione in televisione che non vada a contrasto con la seconda semifinale che si gioca in orario di cena, perché altrimenti è difficile pensare che, io penso anche ai tifosi della Juventus, alle 17:30, certo. Una partita inizia alle 17:30 a Torino, come in tutte le città d'Italia, si lavora. Però è vero anche il fatto che sì, e viene preclusa a voi la possibilità di andare a vedere questa partita, perché l'hai detto tu, cioè semifinale, cioè non so quando vi ricapiterà, io sul di là della rivalità lo auguro comunque a tutte le tifoserie di poter vivere queste emozioni, magari potesse succedere anche a noi, però il fatto che vi venga impedito, insomma, so che tra l'altro avete le due partite con la Juve, campionato e coppa, domenica, e tutte e due e sono martedì, state vietate. Sì. Esatto, sì. Perché ultimamente, dicevo, sono state imposte una serie di divieti, e una cosa che io non condivido. Ma noi andiamo siamo un po' sull'ascensore, no? A Genova con la Sampdoria andiamo, con il Genoa no, a Milano con il Milan andiamo, con l'Inter no, a Torino con la Juve andiamo, col Torino andiamo, con la Juventus no. Diciamo che stanno cercando di digerire un po' questa cosa. Cercano di confonderci un po'. Un po' di digerire forse questo. Se ci sono due partite nella stessa città, una sì, una no, su via. Quindi se mai un giorno ci dovesse essere Atalanta Brescia. Ma va bene, guardi, io guardo, sono portato per natura a guardare il bicchiere mezzo pieno. L'anno scorso erano tutte chiuse, quest'anno qualcuno l'hanno aperta, l'anno prossimo sarà qualcuna di più, e speriamo che fra due anni, alla chiusura del percorso di evoluzione del programma Tessera del Tifoso, si possa tornare a poter decidere il giorno della partita se andare o meno in funzione degli impegni che uno ha, del meteo, dell'interesse che ha, eccetera eccetera. Invece una buona notizia arriva da Roma, perché i tifosi della Roma sono stati particolarmente vessati. Prima c'erano state le barriere, poi tolte, anche se adesso ci sono le barriere di Stewart, poi hanno avuto una serie di multe incredibili per i ragazzi che stavano sulla balaustra a lanciare i cori, multe, diffide, denunce per essere stati immortalati in un posto diverso da quello indicato dal biglietto. Questo non è successo solo a Roma, anche in altre città, e questa è un'assurdità, perché soprattutto nei settori non numerati, dove fai anche fatica a capire qual è il tuo posto e poi insomma stai in piedi, cioè quindi è difficile che rispetti il numero indicato sul biglietto, quindi prendere una diffida perché sei stato immortalato per due volte di fila in un posto che non è quello indicato dal biglietto, insomma, cioè anche solo se ti sposti a salutare il tuo amico. Ma già il fatto che sei stato immortalato, sì, sei stato identificato e ti è stata combinata una multa, comunque significa che non c'è il problema, nel senso che il problema del biglietto nominativo e del posto è quello di poter identificare eventualmente chi dovesse commettere un reato. Esatto. Ma il fatto che sono riusciti a identificarti e darti una multa, evidentemente significa che non importa dove stai seduto, sono in grado di identificarti nel caso dovessi fare un reato. Quindi è anche una ammissione che non serviva
il biglietto nominativo su quel posto lì. Però la buona notizia è che per cercare di ovviare a questo problema, soprattutto quello delle multe, la società della Roma ha pensato di far portare una pedana per i lanciacori, così che possano stare lì, non debbano più salire sulla balaustra e non debbano più essere passivi di multa, e questo mi pare una soluzione. Sono contento per i ragazzi della Sud e presumo anche della Nord, sì, dell'Olimpico, però ancora una volta è una soluzione all'italiana, cioè se è fallace il dispositivo che uno stia su una pedana che è stata fatta appositamente o che mette i piedi su un ferro e se è lì per far cantare, che cosa cambia? Nulla, con la differenza se fai la pedana, tra virgolette, bypassi il dispositivo legislativo, autorizzi a fare una cosa che in realtà con il buon senso potresti tranquillamente, esatto, autorizzare in altro modo, anche perché, come diceva giustamente il senatore Crimi, se mi hai identificato che sto 10 gradini e 4 file a distanza del mio posto, vuol dire che sei in grado di identificarmi, per cui se commetto un reato che non sia quello di far partecipare il pubblico alla partita in modo passionale, perché se quello è un reato allora no, non ci capiamo più che serve la pedana, però ben venga se dà una mano ai ragazzi della Sud e della Nord di Roma, e magari prenderemo spunto in altre città se ci dovessero essere problematiche di questo tipo, per fare un po' come si fa in sede processuale, no? Quando la Cassazione decide qualcosa poi ci si appoggia su quello, certo, siccome ha deciso lì allora vale anche nel nostro caso. Allora, devo fare l'ultima pausa, un po' di messaggi, Fabri? Allora, purtroppo ogni strumento definito di prevenzione è stato trasformato in strumento di punizione o addirittura di ricatto istituzionale. Buona serata e complimenti per la trasmissione. Se nessuno si fosse tesserato, la tessera del tifoso non avrebbe mai preso piede. Poi un altro messaggio ancora, è come la VAR, vengono favorite le prime 6 squadre e per gli arbitri poi sono come delle marionette. Vabbè, insomma. Poi, allora, scusate, ma per quale ragione agli juventini è stato giustamente, sottolineiamo giustamente, permesso di andare a Bergamo mentre a bergamaschi è stata vietata la trasferta a Torino? Perché a Bergamo c'è solo l'Atalanta, quindi sono venuti una volta sola. Invece, no, dai, no, sto scherzando. Credo che sia, se non erro, i residenti in Piemonte potevano venire a Bergamo solo se titolari di tessera del tifoso. Non era aperta a tutti? No, per i residenti in Piemonte no. Però vabbè, che non dai, è un buon motivo per vietarla, esatto, a noi. Esatto, infatti. Prendiamoci. Poi, allora, divieti senza senso che vengono emessi per punire episodi precedenti e non per la reale pericolosità di una partita. Infatti. Poi due messaggi da Beppe che si scrive complimenti a Milva e agli ospiti per la trasmissione e poi aggiunge e gli orari delle partite è proprio uno schifo. E poi un messaggio, il tuo spirito e la tua forza di combattere devono essere di esempio e di insegnamento per tutti noi. La curva ti aspetta, un forte abbraccio, Simone, da Fedele. Sì. Salutiamo Simone. Simone è un ragazzo del nostro gruppo e sta attraversando un momento difficile e ne approfitto per dire a Simone che la sua positività e il suo spirito sono sempre stati di grandissimo aiuto al gruppo. E quindi vogliamo che continui ad essere così positivo e a portare messaggi positivi al nostro interno, e dall'altro lato dico al gruppo che Simone ha bisogno di noi adesso, perché attraverso un momento difficile, e quindi a noi di dare una pacca sulle spalle a Simone e di continuare ad averlo al nostro fianco, perché Simone è importante per il gruppo e il gruppo è importante per Simone. Mi fermo, faccio una breve pausa pubblicitaria, poi rientriamo per gli ultimi minuti. Vuoi personalizzare qualsiasi articolo di uso comune? Ci pensa Serilogo. Con attrezzature all'avanguardia, stampa su tessuto e materie plastiche, serigrafia su oggetti, anche tutto tondo, stampa digitale di banner e striscioni, decorazioni su vetrine e automezzi, incisioni a laser su articoli in metallo, legno, pelle e materie plastiche. Vuoi rendere originale la tua felpa o il tuo cappellino? Rivolgiti a Serilogo, Arezzato, Brescia, in via Industriale 19. Per ulteriori dettagli visitate il sito www.serilogo.com.
Italian Concept Parrucchieri Estetica vi aspetta a Bergamo in via Corridoni 26D, ogni giorno dalle 8.30 alle 19.30 senza appuntamento. Prezzi imbattibili, piega Euro 10, colore Euro 10, taglio Euro 10 e non è finita. Shampoo, maschera, prepiega e finish, sempre omaggio in ogni servizio. Cosa aspettate? Venite a trovarci! Ristorante brasiliano La Brasa vi aspetta a Bergamo in via San Giovanni 8 ogni sera dal martedì alla domenica e la domenica è aperto anche a pranzo, un menù speciale ad un prezzo speciale, buffet freddo a volontà e 14 tagli di carne differente. Il ristorante La Brasa è a disposizione anche per feste aziendali. La Brasa a Bergamo, un locale davvero originale. Giuliana e Sara, a Ospitaletto Brescia, in via 2 giugno 62/A, zona Trepola. Giuliana e Sara, tabaccheria, edicola, cartoleria, libreria, fotocopie, articoli regalo, ricevitoria lotto e superenalotto, ricariche telefoniche, bolli auto e articoli per la scuola. Giuliana e Sara, a Ospitaletto Brescia, in via 2 giugno 62/A, telefono e fax 030 6840 484. Eccoci in studio per gli ultimi momenti, non so se avete visto la notizia di Amatrice, hanno fatto un nuovo campo di calcio ed è stata costruita una tribuna di questo centro polifunzionale che ospita campi di calcio a 5. Il sindaco Pirozzi ha ringraziato gli ultras di tutta Italia, grazie al cui contributo è stato possibile la realizzazione di questa tribuna. Quindi, quando prima dicevi che hai scoperto un mondo che non vive solo i 90 minuti della partita, ma in questo caso non solo gli ultras, chiaramente, perché credo che qui tutta la popolazione si sia mossa in questo caso e in altri casi analoghi, però ha sottolineato come nella fattispecie questa tribuna sia stata costruita proprio grazie al contributo degli ultras d'Italia. Infatti c'è proprio la dicitura, un disegno che insomma qualche cosa di buono lo si fa anche e non è l'unica cosa. Credo che ci fosse qualche altro messaggio, Fabrizio. Sì, allora ci scrivono, io non capisco, se un tifoso sbaglia allo stadio paga, mentre il tesserato della Pro Vercelli, e qua sottolineiamo tesserato nel senso di giocatore della società, che ha colpito con un pugno il nostro magazzino, come mai per lui non c'è il DASPO? Ha commesso un fatto violento allo stadio? Punto di domanda. No, allora, dal mio punto di vista il DASPO comunque è sbagliato e non va dato se non c'è un processo regolare, se non si analizzano i fatti, se non viene data la possibilità alla persona accusata di scolparsi. Però se DASPO deve essere, dovrebbe funzionare per tutti, ecco, in effetti. Però insomma, non ce la vedo la questore che dà un DASPO, ai Cardi, per dirne uno, ora è il primo nome che mi è venuto, se è chiaro. Io vi dico che noi nel programma introdurremmo un altro DASPO. Per i politici? Bravo. ma nel nostro programma il condannato non va in Parlamento. Punto. Ma si vuota il Parlamento però. Però lì auto. Restate in pochi. Infatti, quando ci fu quel famoso incontro al Senato e poi i giornali dissero qualcuno il Senato apre le porte ai delinquenti, ora scusate, ma c'è qualcuno già dentro, ci sta, voglio dire. Vabbè, eccolo qua. L'oggetto del. Va bene. Allora, un messaggio che si ricollega a questo: se i politici ogni tanto si interessassero davvero ai tifosi, magari frequentassero le curve, probabilmente certe situazioni non si creerebbero e nessuno pagherebbe inutilmente un prezzo sempre più alto in termini di libertà e di giustizia.
Poi un altro messaggio è per Milva e Alfio, grazie per essere venuti sabato all'aperitivo dell'associazione La Passione di Yara. Grazie per avermi invitato, grazie. Grazie, ha fatto davvero piacere, perché è un'associazione comunque che si sta muovendo molto bene, sta facendo delle cose molto importanti. Ricordiamo che è dedicato la persona di Yara, ricordo di Yara Gambirasio, quella ragazzina di Bergamo che purtroppo ha subito quello che tutti sappiamo. Io praticamente sono arrivata in fondo. Comunque, allora direi che bilancio più o meno positivo, dai, dall'introduzione del protocollo. C'è ancora un po' da correggere il tiro, da mettere a posto alcune cose, e poi insomma bisognerebbe che si trovasse un comune denominatore, nel senso che cioè, valesse dappertutto la stessa regola, che non ci fosse più quell'arbitrarietà che invece purtroppo ancora c'è, per cui da una parte è lecita una cosa, dall'altra non è lecita, il tamburo da una parte può entrare, dall'altra parte no, lo striscione una volta entra, una volta dopo non entra, ci dicono questo. A noi Vercelli hanno detto: questi striscioni non entrano perché non mi sono simpatici, scusa, mi capisci che... E sabato non è stato fatto entrare uno striscione, diceva giustizia per Mauro, in ricordo di Mauro Guerra, peraltro proprio oggi si è aperto il processo per la morte di questo ragazzo di Vicenza. Vabbè, però avremo modo di parlarne. Quindi Vito, ci riaggiorniamo sperando che si possano fare altri passi in avanti, perché come abbiamo detto prima, questo è stato solo un primo passo, comunque molto importante. Ora si lavora. Se ricordi, i passi prevedevano anche un coinvolgimento sia delle società sportive che delle tifoserie, anche delle questure, per un lavoro anche in prospettiva di crescita e di miglioramento di tutta la gestione, fare una gestione comune, diciamo, di questo, degli eventi sportivi. Questo dovrebbe essere l'auspicio, che un domani si possa arrivare ad avere un tavolo comune e si possa insieme trovare le soluzioni per ogni situazione che possa essere, quindi anche affrontare, quindi non subire una scelta che può essere una decisione su una partita sì o una partita no, ma discutere delle motivazioni che possono portare a quella scelta e magari dare delle risposte, delle soluzioni da parte delle tifoserie o da parte delle società sportive che possano cambiare anche la decisione poi delle questure. Ecco, poi è molto importante che si sentano anche i tifosi, perché comunque sono parte in causa. Cioè i tifosi non hanno tre piedi in questo tavolo, se ne manca uno il tavolo non regge. Esatto, perché nessuno ha la pretesa di decidere quale giocatore deve comprare la società o interloquire con la società per il mercato. No, semplicemente noi vogliamo essere poi interpellati. Lì apriamo un altro campo, che è quello del coinvolgimento delle tifoserie nelle scelte anche della società. Però sai, quello è una cosa una cosa che fa crescere. Però questo sicuramente ci compete anche meno. Poi se la società qualche volta vuole coinvolgere i tifosi, ben venga, però quando si prendono decisioni sugli stadi, sulle norme, su come gestire poi la partita, magari sentire i tifosi qualche volta non farebbe male, perché a volte insomma hanno delle proposte anche intelligenti. Il confronto arricchisce sempre. Confronto sì. Se ti chiudi nella tua stanza e non ti confronti con la controparte, magari fai delle proposte giuste, ma in una direzione che è quella del tuo pensiero. No, le fai pensiero, sulla carta, ma le fai anche sulla carta. Esatto, senza... Che poi non è mescolare i ruoli, perché ognuno ha il proprio ruolo, le istituzioni fanno istituzioni, le forze dell'ordine continuano a fare le forze dell'ordine, la società fa la società, i tifosi fanno i tifosi. Quindi io sono sempre stata contraria ai poliziotti che fanno i tifosi, esempio, o ai tifosi che fanno una cosa molto, molto pragmatica. Il confronto dovrebbe portare, per esempio, alla modifica di quello che c'è scritto in sto benedetto protocollo, dove si parla di tamburi ad una battuta. I tamburi ad una battuta non esistono, perché il tamburo ad una battuta, se togli la pelle che sta sotto, non suona. Quindi qualche tecnocrate ha scritto tamburi ad una battuta, ma il tamburo ad una battuta ci arriviamo, ci arriviamo. Qualcuno aveva paura che usasse il tamburo per lanciare la carica. Che cosa, per lanciare la carica come la facevano la cavalleria. Va bene, sono arrivata in fondo. Che era quello. Fabri. Ciao Milva, ci vediamo prossimamente. Grazie per essere stato con noi e grazie a tutti quelli che hanno scritto. Alfio, grazie, in bocca al lupo, non per la partita ma per la trasferta. Grazie. Perché comunque è una trasferta, giocate in casa, ma è una trasferta. Comunque una trasferta. Che immagini sono queste? Ancora Dortmund? No. Sì, Dortmund. Sì, Dortmund, questo è Dortmund. Sì. Il muro giallo contro il muro nero blu. Grazie, esatto. Alfio, grazie di cuore. A te.
Vito, grazie di cuore per essere venuto da noi anche questa volta, già la seconda volta questa stagione, e in bocca al lupo per tutto, e grazie comunque per il supporto speriamo, che hai dato tutti noi. Speriamo di vederci allo stadio allora, la prima occasione che riesco a trovare uno. Va bene. Grazie, questo periodo molto intenso. Grazie di cuore, in bocca al lupo davvero. Grazie a voi per averci seguito, noi ci vediamo in diretta il prossimo mercoledì alle 20.45, ricordo le repliche, giovedì alle 13.30, giovedì sera alle 22.30, venerdì mattina alle 9.30, sabato mezzanotte, la puntata la potete rivedere sul canale YouTube 12esimo in campo a partire da venerdì e da subito invece c'è sulla pagina Facebook 12esimo in campo. Grazie ancora, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti. Il cavallo capisce che soffrirà, cerca disperata.